Angelo Broccolo, dove sei? Eccolo qua. Noi dobbiamo chiederci ora cosa dobbiamo fare. Penso che Nuccio Barillà abbia sintetizzato quello che è il programma, quello che Riace è stata, che è stata molte cose in uno, ed è stato quel pezzo di paese nel paese che tanto è mancato in questa nazione. Ha dato dignità all'articolo 36, a Rocco, che è diventato da una persona che non aveva nessun diritto, un cittadino di questa comunità, ha dato dignità all'acqua pubblica, ha dato risvolto all'articolo 3 della Costituzione, perché chiunque qui sia venuto ha trovato residenza, ha trovato accoglienza, ha trovato cittadinanza, ha dato dignità all'articolo 9, perché ha ricostruito dal nulla la bellezza di un borgo abbandonato, ha ridato vita ad un luogo. Ed è questo che io chiedo. Noi non siamo qui contro qualcuno, noi siamo qui per richiamare chi dovrà valutare, giudicare un percorso che va molto oltre l'aspetto giudiziario. Se lo spirito dei tempi che noi viviamo collima con quelli che sono i principi della Costituzione. Io ritengo, noi riteniamo, e da qui voglio dire a chi ci sta ascoltando, perché non bastiamo solo noi che siamo qui, ma noi dobbiamo mandare questo messaggio ai giovani, ai ragazzi che ci ascolteranno su Webus. Sarebbe straordinario se domani un liceo si occupasse con queste idee, che sono quelle della Costituzione, che non rappresentano lo spirito dei tempi che stiamo vivendo. E chi dovrà giudicare sullo spirito dei tempi? Io richiamo una frase di un film che ha toccato tutti noi, che è la Mission. Ricordate quando lo schiavista andò dal cardinale, che ormai capiva quel cardinale che doveva applicare una legge cieca della Chiesa che non corrispondeva ai principi cristiani, e lui gli disse: guardate, Eminenza, guardate, Eccellenza, così va il mondo. E rispose il cardinale: no, così il mondo lo facciamo andare avanti noi. Se posso chiedere a chi dovrà giudicare, non fatelo andare avanti così il mondo, in una giornata come questa, dove ancora una volta la cecità, la securità, l'ottusità ha condannato fratelli e sorelle ad essere annegati in quel mare. Perché io vi chiedo e vi dico, anche rispetto a quello che ci hanno tramandato, vi ricordate quell'esempio di Auschwitz? Qualcuno disse, un pilota inglese chiese a un contadino, dice: ma che abitavo lì con la sua famiglia, ma non avete visto nulla? Sì, abbiamo visto del fumo, abbiamo sentito del fumo, ma poi ci siamo abituati. Questo ha fatto Mimmo Lucano Eriace, non ci ha fatto abituare all'ingiustizia che si palesa giorno per giorno rispetto a noi. Questo è il senso di gratitudine, e noi da qui dobbiamo rilanciare in un movimento di idee, perché è l'idea della Costituzione repubblicana che qui è stata messa in atto, e di questo noi e le generazioni che verranno dobbiamo avere gratitudine per Mimmo e per tutte le altre persone che hanno lavorato in questi anni. Quindi non perché voglia lanciare un monito, perché non sono nessuno per farlo, sono una persona che ha ritrovato uno spazio, una speranza, una dimensione nuova. Però io una cosa la voglio dire, il giudizio più pesante poi alla fine non è quello dei tempi contingenti. In questo tempo le nostre idee apparentemente sono rispetto alle generazioni che verranno e che libereranno questo paese e questa umanità da quello che sta accadendo in questi terribili anni, dove il terribile è già accaduto. Io ti ringrazio perché ci hai insegnato, per dirla con le parole di quello straordinario poeta bosniaco che dal ponte si mostra quando facevano il turno per mantenere viva la possibilità, la speranza nella guerra jugoslava dell'altro giorno. Allora dice: chi ha fatto il turno? Dico, perché lo hanno fatto? Per mantenere il cuore del mondo nelle condizioni di battere. Mimmo Lucano, col suo esempio, quelli che hanno lavorato Riace hanno fatto battere il cuore del mondo per tutti noi. Grazie ancora e grazie Angelo.